ancora non lo vedo. Esatto. Tu aspetta un attimo, dovremmo essere in collegamento. Diamo tempo al segnale di iniziare. Ci dovremmo essere. Il PC mi dice che siamo in diretta, in diretta. E qui io mi trovo, pensate un po', nella mia redazione giornalistica mobile di casa mia, la redazione di Vivi Mazzara. Qui non c'è nessuna scenografia, è tutto improvvisato. Io non potevo, diciamo, stare senza essere collegato con i miei pionieri della radio, i miei amici, i miei colleghi che hanno fatto la storia della modulazione di frequenza a Mazara del Vallo negli anni, quando la radio nasceva libera, cosa che forse non lo è più oggi per certi aspetti. Io ho sempre sostenuto che la radio mi ha dato tanto, mi ha insegnato tanto la radio. Pensate, ho lasciato anche gli studi per cimentarmi in quella che poi diventava un'esperienza così lunga e piena di tante cose belle che sono accadute. Però il mio microfono, dopo la mia famiglia, è stato il mio grande amore, è stato un maestro di vita. E sinceramente, io vedo che qua i ragazzi iniziano a salutare, ragazzi, Max Mazzeo, ciao, Vito Lombardo che mi segue dalla Svizzera. No, ragazzi, vedete che c'è scritto il numero di telefono e potete intervenire. Dico, io vorrei dire tante cose. Sono orgoglioso di, come dire, aver contribuito a creare questa famiglia, questo staff virtuale, di pionieri della radio, perché la radio. Siete stati tutti, siete stati in tanti, tutti abbiamo contribuito in via etere a dare un segnale di libertà alle trasmissioni quando il Rai si erano limitati a certe trasmissioni, si sentiva musica classica, operette, orchestre live, ma attenzione, ciao Ignazio Calamia, ci sei anche tu, intervieni, eh? Invece le radio libere, avevano dei collaboratori dove ognuno di loro, esperti nelle varie tipologie musicali, facevano delle trasmissioni con i dischi. Pensate, eravamo una sola persona e mettevamo dischi, radio, eccetera. Insomma, se avete seguito in questi giorni di apertura del gruppo, vedo che stanno arrivando tante telefonate. Se avete seguito il gruppo, le testimonianze sono tante, tante, tante. Io prima di iniziare voglio dare un abbraccio a tutte quelle persone che ci hanno lasciato e che dall'alto del cielo ci guidano. Sono in tanti che pian pianino, diciamo, stiamo ricordando del nostro gruppo. Allora, può capitare che mentre telefonate, amici, ci sia l'avviso di chiamata, per cui noi rispondiamo a tutti, però io dovrei avere già in linea qualcuno, forse c'è Carmelo. Pronto, Carmelo? Piero, buonasera a te. E lui è Carmelo Terramagra. Carmelo Terramagra, io l'ho sempre soprannominato il re dei cantautori, ma come dice lui, ha fatto anche altre trasmissioni. Carmelo, questa idea, quanto ti ha, come dire, portato indietro nel tempo l'idea del gruppo Storia del radio di Mazara, che poi la storia viene raccontata da tutti noi che abbiamo vissuto questa esperienza. Sì, intanto mi unisco a te e al pensiero per tutti gli amici. Pronto? Sì, si continua perché ci sono gli avvisi di chiamata che arrivano contemporaneamente. Vai tranquillo. Dicevo, mi unisco a te al pensiero per tutti gli amici che ci hanno lasciato, che non sono più tra noi. Poi mi permetti di salutare gli amici che hanno condiviso con me questa esperienza radiofonica, prima a Radio Liberty, poi a Radio Queen e anche a Radio Mediterraneo in seguito. E un saluto particolare anche a tutti gli altri che hanno militato nelle altre emittenti, che in maggioranza conosco, e anche a quelli che non conosco, magari perché più giovani, o perché sono entrati in radio dopo che io avevo già abbandonato il campo, diciamo.
Sì, diciamo che è un viaggio indietro nel tempo, questa è una specie di operazione nostalgia. Nostalgia e ricordi, Carmelo, nostalgia e ricordi. Questa bella iniziativa mi ha permesso di rivedere anche se via foto. Tanti amici dell'epoca non sapevo neanche dove fossero, in questo preciso momento, tipo la Maria Senacori con il marito Enzo e altri, insomma. E questo è bello perché, insomma, vi ha fatto ritrovare. Molti eravate un po' distaccati e dimenticati e non vi sentivate addirittura da anni. Grazie a questo gruppo, finalmente vi siete avvicinati. Certamente, è stata sicuramente una cosa molto bella. Poi possiamo scambiarci un po' le esperienze che abbiamo avuto all'epoca tra le varie emittenti. Io non riesco a sentirti però adesso, No, no, Pietro. no, io ti sento, ti sento. Perché sullo schermo ti vedo parlare, non la corrispondenza non ce l'ho qui al telefono. No, no, tu senti dal telefono, senti dal telefono, ecco, come facevamo quando eravamo in radio, Carmelo! È la prima diretta che faccio in pigiama, devo dire la verità. Ma noi, guarda, per questo noi non ti abbiamo messo in video, perché sapevamo che eri in pigiama. Direi che poi, dopo tutti questi giorni di passati a In casa senza sortire, convalescenza, in quarantena, l'importante è che adesso stai bene, Carmelo. diciamo di sì, ecco, sto benino. Però ancora devo fare un'operazione e quindi devo un pochino stare cauto per il momento. Benissimo, Carmelo, un ricordo, magari avremo altre puntate per poter risentirci. Un ricordo della radio. La radio, cos'è stata per te la radio in pochi secondi? Ma intanto avevo 18 anni all'epoca, no? Quando ho iniziato dietro lei mia Radio Liberty, sarà stato nel 77-78, quindi sui 18 anni. Quindi era un'esperienza che mi ha molto entusiasmato, vuoi per la giovinezza, vuoi perché la musica era quella cosa che in quel periodo ci interessava tantissimo, il poterla fare. Quella che ci piaceva, diciamo, no? Io per esempio Aspetta, c'è amo molto Max musica. Mazzeo che ha scritto. Max Mazzeo ha scritto: occhio che c'è l'uomo nero. Nero, io ne conosco solo uno, uomo nero, Ignazio Calamia. Ah, no, no, e infatti Ignazio Calamia è pure collegato, l'ho visto, c'è anche Maurizio Prestia, e infatti tutti collegati sono, Francesco Vinci, Carmelo, si continua, scusami. Uno dei nostri interessi principali è condividere con gli altri quello che piaceva a noi, era una bella cosa. Poi tanta gente telefonava da casa, si interagiva, ci venivano a trovare, ci portavano dei regalini o dei dolcini da farci mangiare E mentre quelli facevamo erano ben colazione. graditi, Carmeli. Allora, tre nomi di cantautori tuoi preferiti. Te lo dico io. Mimmo Aspetta, guarda, Locasciulli, io tuttora amo Ivano Ivano Fossati, Fossati, La costruzione di un amore. Pinuccio Daniele è uno dei miei Pinuzzo e preferiti, non Pinuzzo, so che che c'è? ne pensi, tanti Pinuzzo. di quelli che mi piacevano prima, tipo Cocciante e Venditti, non mi piacciono più, Si sono però perché non... stancati, ecco. O meglio dire, forse ti piacevano Cocciante e Venditti. La prima maniera. Quelle in prima maniera, ma anche quelle canzoni lì, sì, le ascolto, ma non mi piacciono più come una volta, insomma. Infatti, Quindi se quelle che Carmelo, continuano... c'è anche Gianfranco Bianco che dice una bellissima idea. Ciao Carmelo da Francesco Vinci. Maurizio Prestia ti saluta anche. Bravo Carmelo Terramagra. Anche poi Insomma, quello mi fa Carmelo, ridere con te. hai visto? Ho chiamato te per svezzare subito la linea telefonica, ma stanno arrivando tante telefonate. Carmelo, seguici come tu puoi scrivere adesso nel gruppo gli altri, d'accordo? Grazie, Piero, un saluto a tutti. Ciao Carmelo, ciao, e fai finta che chiudi il programma radiofonico. Come chiudevi la trasmissione a Radio Mediterraneo?
ma chi se lo ricorda più, mamma mia. Ti voglio portare indietro nel tempo, questo è un ottimo test. Sbagliato perché la mia memoria in questo momento è messa a dura prova dal problemino che ho. Ma tutti siamo rimasti in modulazione di frequenza. Ti ci porteremo noi. Carmelo, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. A presto e seguici sempre come hai fatto fino ad ora. Grazie, saluto a tutti. Ciao Carmelo, adesso vediamo le altre telefonate perché io ho anche la centralinista, stiamo attenti, perché in quei tempi alla radio sapete che non esisteva soltanto chi conduceva la trasmissione, ma ognuno di noi a volte aveva il telefonista, no? Si sedeva e prendeva il telefono con il lucchetto, però come abbiamo fotografato in questi giorni, perché non potevamo chiamare, potevamo solo ricevere, ricevere, perché altrimenti le bollette, e chi li pagava? Per cui stanno arrivando diverse telefonate. Ecco, Tiziana, chi abbiamo al telefono? Gianfranco E Bianco. questa è una bellissima sorpresa. È una telefonata che non arriva da Mazzara. Allora, pronto? Sì, sono Gianfranco Bianco, ciao, e ciao a tutti, anche tanti che non conosco, perché io sono andato via, diciamo, subito. Ignazio Calemia, tu stai chiamando, eh? Allora, Ignazio, mettiti in coda perché adesso c'è Gianfranco Bianco collegato. E se non erro, Gianfranco ci sta chiamando da Milano. Pronto? Perfetto, Max Mazzeo vuole il video. Mazzè, a quest'ora sono tutti in pigiama. Ma quale video, Mazzeo? Con i capelli tutti tra la quarantena. E noi che siamo ormai anziani, ti lascio immaginare altro che video. Noi facciamo stile radio. E allora, Max Mazzeo, preparati a chiamare, eh? E allora, Sebastiano Marascia, tu che oggi hai fatto il video con i piatti di plastica, preparati, buona serata a tutti. Allora, Gianfranco, tu ti trovi a Milano? Sì, Ecco. eccomi qua, mi senti? Sento, c'è un accavallamento. Ma in quanti siete? È bellissimo, io stasera mi sono inventato questa diretta perché dopo quello che avete scritto avete ancora colpito nel cuore e nell'emozione, allora è bello che la gente ascolti la vostra voce, i giovani di ora devono sapere chi sono stati i pionieri delle radio libere, i sacrifici che tutti abbiamo fatto. Come? Cioè, tu sei accavallato in questo momento? Stavo parlando in tre per ora. E chi è? Oh, ma certo che siamo ritornati ai tempi delle radio. Guarda, facciamo una cosa. Allora, chiudiamo la telefonata e richiami, va bene? Chiudi tu e richiama con la speranza che non c'è qualcun altro che ti frega. Però, se c'è qualcuno che ti frega, tu ritenta. Aspetta, ok. Ok, vai Tiziana, filtriamo l'altra telefonata. Allora, Ignazio Calamia che dice: speriamo che sta coda regga, caro campisti, ma il Max è ancora collegato. Certo che il Max è collegato, Max non si sgancia. Maurizio Prestia dice altro che Zoom. Invece Max Mazzeo che dice anche con le tappine, va bene. Traduzione Max, le Sì. pantofole. Vediamo se c'è qualcun altro in linea. Sembra la chiamata da Milano? Speriamo che No, ma la adesso cosa bella è che questa ci non è arriva organizzata, subito. ragazzi, Sì. eh? Cioè, mi piace condividerla con tutti i miei amici della radio. Gianfranco Bianco. Gianfranco Bianco, Sì. pronto? Ecco, io se, allora, Piero, io ti sento. Sì, ci sembra. Lo so, io ti sento e vi sento perché secondo me tu sei in un gruppo. Io sono nel gruppo delle radio. Sì, parliamoci tutti zitti. Ma chi è?
Allora, Ma se vuole dirgli alla signora, la signora come si chiama? La no, coinvolgiamo qui. sempre ora non lo sento più, ora non. Ora. Gianfranco, e allora, innanzitutto, allora tu immagina di stare davanti a un microfono e devi iniziare la trasmissione, via. Allora, Piero, io sento parlare te e sento parlare anche la Ma non ti signora. preoccupare, vai tranquillo, Gianfranco. Vai, vai. Bene, come diceva le radio tanti anni fa, eccoci qua. Dimmi. Allora, tu immagina di stare davanti a un microfono Sì. e devi iniziare la trasmissione, via! Ok, buonasera a tutti, siamo all'ascolto di Radio Liberty Mazzara. Oggi è una bellissima giornata e iniziamo il nostro programma. Io allora faccio il programma dei tu. Il programma. Ok. Dei tu, dedicato ai tu. Ecco, come primo pezzo mettiamo Noi due del mondo dell'anima. Allora inizia a cantare, Gianfranco, perché tu fai sia lo speaker che il cantante, e inizi a cantare. Sì, sento che ci sono altre persone. Vabbè, non ti preoccupare, gli squallor facevano di peggio. Domani nevica Ma già nevica a Mazzara, ecco perché ti dico io, canta, meglio d'ora non c'è, altrimenti non ti facevo cantare. Comunque, Gianfranco, allora anche tu stai partecipando alle emozioni piene di nostalgia del nostro gruppo. Meno male che piove, meno male che piove. Allora, tu hai lavorato a Radio Liberty. Salvatore Frazzetta che mi ha fatto fare il provino. Comunque, Dimmi. allora anche tu stai partecipando alle emozioni piene di nostalgia Certo. del nostro gruppo. Sì. Esatto. Gianfranco, sei un remix. Gianfranco, sei un remix. Allora facciamo una cosa. Intanto ti faccio salutare tutti i tuoi colleghi. Dai, manda un saluto a tutti i tuoi colleghi del gruppo. Vi mando un saluto, tanti li conosco, ma come dicevo prima, tanti non li conosco, spero di incontrarci, come diceva Piero, che organizza un incontro quando sarà, non si sa, però mi fa piacere conoscere gli altri, Ok, Gianfranco, nelle prossime serate ci sentiamo in diretta, seguici qui a livello testuale. Ecco, Gianfranco, ecco, Carmelo Terramagra ha scritto: Gianfranco, noto un vago accento polentonesco che non avevi in radio. Carmelo, ma che dici, Carmelo? Ciao Gianfranco! Ciao, ciao! Oh, veloce, veloce che il telefono è libero, veloce, veloce, forse vediamo che telefono, la prossima telefonata, vediamo chi c'è, chi c'è. Dunque, abbiamo sentito in versione remix Gianfranco Bianco, abbiamo sentito anche Carmelo Terramagra, sono stati coraggiosi, dai, bisogna dirlo. Io vedevo Ignazio Calamia che nel frattempo telefonava, anche perché questo era il suo orario in radio. No, no, aspettiamo, telefonano loro, Tiziana, stai tranquillo. Allora, in radio a quest'ora Ignazio Calamia chiudeva tutte le porte a chiavi, sigaretta, la cuffietta, musica jazz, rock, portava i dischi da casa, perché allora quei dischi in radio non c'erano, e lui li portava da casa e personalizzava la trasmissione a Radio Mediterraneo. E allora, il telefono è libero, vero? Perfetto. Potete chiamare adesso in questo momento, il numero l'avete scritto qui nel titolo della diretta improvvisata che stiamo facendo, 349 31 56 000. Ecco, adesso Tiziana verifica.
Tiziana Verifica. Ecco, intanto vi dico che stiamo lavorando in edizione straordinaria. Ecco, pronto Ignazio? Aspetta, aspetta, aspetta che dobbiamo mettere a viva voce. Allora, Ignazio, mi senti? Buonasera a tutti, ti sento. 46 00. Ma perché? Ma perché Max Mazzeo ha detto c'è l'uomo nero? Ma io guarda, scusami Ignazio, se qualcuno ti sente, c'è un ritorno in studio, di abbassare l'altro volume dell'altro telefono, magari, eh? Intanto io ho spento e così facciamo migliore la situazione. L'uomo nero, perché questo è un... devi considerare, come hai detto te, che intanto io sono di seconda generazione, quindi... Ah, l'importante è che non sei di seconda mano, Ignazio. No, di seconda mano, non credo proprio di seconda mano, però ero un ragazzo, per esempio ti racconto questo, la prima volta che sono entrato lì alla Radio del Scusami, Mediterraneo. intanto hai sbagliato la partenza perché hai detto ero un ragazzo. Non è vero, perché lo sei, eh? Allora ero un ventenne, adesso ne ho qualche annetto in più ci sarebbe, però comunque nello spirito, e come dici tu, sono sempre un ragazzino blues e anche jazz, volendo. Dai. Quindi ti stavo dicendo che entro lì a Radio del Mediterraneo, sotto lo scettro del buon Piero Godino, che tutti conosceranno, che tutti conoscono e che adesso non c'è più. E inizio questa trasmissione, Radio Notte, ed inizio con un personaggio assai noto della musica blues, che era un certo signore che si chiamava Muddy Waters. Inizio a cantare, praticamente i due ragazzi che erano lì davanti a me, che mi vedevano per la prima volta, erano due ragazzi che probabilmente passavano musica leggera, mi si mettono a ridere in faccia, perché non capivano che tipo di musica stessi passando. Pronto? Sì, non sei solo, ti sentiamo tutti, addirittura c'è collegata, guarda, da Torino, mi pare, Maria Rosa Sinacori, che dice, io vi sto guardando e ascoltando. A me piacerebbe che Maria Rosa Sinacori entrasse in contatto con noi, perché lei mi ha cresciuto radiofonicamente, mi piacerebbe sentirla al telefono adesso, se hai il tempo di telefonare. Continua, continua, Ignazio, ti sentiamo Niente, tutti. considera che noi, ora non so se sono stato il primo, comunque uno dei primi a cercare di far conoscere un certo tipo di musica, magari un po' diversa dai cantautori o dalla musica pop che si sentiva fino a quel momento, diciamo. E Certo. quindi con questo Muddy Waters, questi ragazzi che erano, adesso non mi ricordo, forse un pipitone, credo che era uno di questi, sono messi a ridere perché giustamente non capivano questo gorgheggio che faceva Muddy Waters in questo brano che si intitolava appunto Manish Boy. E quindi mi sono trovato con queste persone che ridevano già prima ancora che iniziasse il programma, però poi alla fine siamo riusciti un po' a trasmettere quello che poi fu il blues in tutte le sue sfaccettature, raccontando di aneddoti, di situazioni. Ma la cosa bella è che mi piaceva creare l'atmosfera dentro lo studio, perché se per esempio facevamo un programma sulla musica psichedelica, io e il buon Domenico Quinci, che è un altro ragazzo scomparso purtroppo, che mi accompagnava in queste battaglie così sonore di musica da trasmettere, e se facevamo un programma, dicevo, sulla musica psichedelica, allora noi ci preparavamo proprio in tinta con quello che era il periodo in cui si ascoltava quella musica. Quindi se passavamo ai Doors, per esempio, ci capitava di passare un brano che era Lament of My Cock, l'incoronamento del mio cazzo, diceva James Douglas Morrison, e mi ricordo che Bon Godino mi diceva: ma stiamo attenti a quello che passiamo. No, aspetta, a proposito del buon Godino,
No, no, attenzione, c'è Franco Bianco, Sant' Ignazio, che ha appena scritto una cosa carina. Piero Godino trasmetteva anche con il nome Samuele, io me lo ricordo perfettamente. Cioè, in radio si faceva chiamare Samuele perché esisteva il nome d'arte, no? E lui scrive, continua a scrivere Franco Bianco. Allora, Piero Godino trasmetteva anche con il nome Samuele. Un giorno venne una ragazza in radio, lui le aprì la porta, lei disse: "C'è Samuele?" E lui disse, rispose, e di là uscì fuori e se ne andò perché la ragazza non gli piaceva. Perché se la ragazza gli piaceva, possibilmente gli diceva: "Sì, io sono Samuele." Vabbè, considera che pure quei periodi erano simpatici proprio per il fatto che comunque lo speaker, il DJ o l'hitmaker, il ricercatore di successi, come potevamo essere anche noi, no? Alla maniera inglese, erano visti un po' come delle gente un po' particolare, cioè c'era un po' di ammirazione nei confronti di questi giovincelli che trasmettevano in radio. Certo. Tu ti distinguevi per il tuo genere musicale. Ma sì, per esempio, l'ultima avventura che ho avuto con quel famelico del vecchio cammello di Senti, Massimo di Pecco. avventure col cammello a quest'ora è presto. Lui capisce. Abbiamo fatto Lui l'ultima capisce avventura. che il cammello. No, il cammello di Max Mazzeo, detto vecchio cammello, Ah, ecco capito? perché lui ti chiamava poi l'uomo nero. Maxi Mazzeo era il vecchio cammello. Mi ha chiamato l'uomo nero, ti spiego anche questo, così poi vi lascio, magari lascio la parola agli altri che devono parlare. Giustamente, l'uomo nero nasce perché comunque abbiamo fatto ultimamente, ecco, non so se gli altri hanno continuato a trasmettere. Io fino a 5 anni fa, poi insieme a Max Mazzeo abbiamo condotto una trasmissione che si chiamava Bianco e Nero su RCV, una radio famosa lì di Castelvetrano. Certo, Allora, certo. quindi mi è capitato di fare un programma, e Bianco e Nero si occupava di diversi stili musicali, diversi generi musicali. Quella sera toccò alla musica del Black Sabbath, non so se conosci, è un gruppo di hard rock dove il capo, il leader, è il famoso Ozzy Osbourne. E passavamo quindi questo dark, si chiama rock, dark rock dei Black Sabbath con Ozzy Osbourne, che era questo personaggio un po' particolare. A questo tipo di musica abbiamo abbinato la storia del famoso conte Dracula. Però abbiamo narrato con la colonna sonora del heavy rock, dei Black Sabbath, ho raccontato questa storia di questo conte famoso, il famoso conte Dracula. Che Maxi Mazzeo conosce. Mazzeo era lì che praticamente, essendo in regia, passava i brani che man mano gli si diceva di far ascoltare. E davanti a noi c'era una ragazza che doveva fare un provino, forse doveva trasmettere, no? Adesso non mi ricordo neanche come si chiama questa ragazza, che Sì, perché ne sono praticamente. passate tante, per cui No! cioè, quando c'era una ragazza che diceva voglio fare il provino, c'era la Come? fila, no? La fila, sì, ma questa si è intimorita perché vedeva noi, seri, io ero tutto vestito di nero, con questa musica d'arte che andava in sottofondo, con la narrazione del conte Dracula. Abbiamo anche spento le luci col buon Mazzeo. Ma Mazzeo mi dice che c'è anche il principe della Valacchia. Che è sto principe della Valacchia? Parlavo del principe della Valacchia. Quindi facevamo queste trasmissioni un po' così, diciamo, non particolari, ma comunque di narrazione, di periodo, di personaggi abbinati alla musica. C'era questa ragazza che praticamente è scappata dalla radio, non l'ha fatto più. Ma qua sono Intanto due. scusami, Nino Catinella rassicura tutti. Ha detto che lui c'è adesso, eh? Ci sono, state tranquilli, ciao a tutti. Nino Catinella, continua. E basta, è questo. Quindi poi come tutti i
tanti giovani che si avvicinavano al mondo della radio, ai miei diciamo mentori musicali o le persone che ascoltavo, eravate te, era anche il buon Gianfranco Palermo, con cui abbiamo anche condiviso l'esperienza dell'Incognito. E comunque diciamo che era un periodo bello, perché oltre a trasmettere in radio questa musica, dal jazz all'avanguardia, al free, anche al cantautorato di un certo livello, andavamo a vedere i concerti. Tu amavi, se non erro, amavi in senso discografico ovviamente, se non erro, Paolo Conte, Guccini, no? Paolo Conte che ho visto due volte dal vivo, ti posso dire che stessi musicisti, stesso concerto, ma atmosfere diverse. Per esempio un Paolo Conte era un personaggio particolare, e ti stavo dicendo che in quei periodi, dall'80 fino al 90, fino alla fine degli anni 90, cioè, sono state una serie di festival. Ecco, la gente andava a vedere i concerti, andava un po' in giro. Io, per esempio, andavo molto spesso a Palermo a vedere tutti i grandi del jazz, come ho visto anche il buon Miles Davis, qualche Rollins, Dizzy Gillespie. Questi li ho visti tutti, per cui mi veniva facile anche trasmettere questo tipo di musica. Adesso devo dire che la radio, poi c'è stato, ci sono stati gli anni bui in cui la radio si è automatizzata, quindi niente più spicheraggio. Adesso con il buon Gianfranco, il fratellino, con Radio Azimut, sembra che... Salutiamo Radio Azimut, che è la radio attuale della città di Mazara. Esatto, dico, con questa radio attuale di Mazara si è ritornato un po' a, a sentire questa figura viva dello speaker. Esatto. Che per me in una radio rimane sempre la figura emblematica e fondamentale, attenzione. Cioè, io sono a favore della radio con le trasmissioni, la filodiffusione sì, ma le trasmissioni, l'intrattenimento ci vuole. Vediamo le grandi radio da 101, 105, DJ, diciamo negli ultimi anni hanno avuto questa trasformazione proprio con l'intrattenimento. Fiorello ne è un esempio, come tanti altri. Ricordiamo la memoria di Leone di Lernia, no? Un personaggio pugliese particolare che però in radio rendeva alla grande, tutti alle 13 ogni giorno andavano ad ascoltare lo Zoo di 105, per dirti. Per cui la figura di chi sta dietro il microfono per me rimane fondamentale. Sì, ma poi era importante quel periodo dai 70 fino... Cioè, considera che dal, non so quando sono nate le radio, dal 1976. Bravissima. Circa. Sì, sì. Circa 1976, devi considerare che passavano queste emittenze, l'emittenza privata contribuì a far ascoltare parecchi generi musicali che magari prima non si sentivano, perché esisteva solo Radio 1, Radio 2 e Radio 3, che erano delle radio abbastanza selettive che passavano con pochi programmi. Cioè, l'unico programma pop e popolare era la Hit Parade di Fox, no? John, che era a fine settimana, no? Si aspettava quel hit parade per vedere le 10 canzoni più forti in Italia. L'unico programma pop e popolare, come si suol dire. Poi alla fine era tutta musica classica ed orchestra, no? Ma è stato con le radio libere che molti di noi giovincelli hanno conosciuto. Talenti come, non so, tipo un Claudio Baglioni, che si sentì in maniera esilarante per tutte le radio, un Lucio Battisti veniva passato sempre in questi anni e parecchio assai forte, voglio dire, ma la radio lì, poi ci fu il famoso boom del funk, quindi ragazzi come, non so, tipo Gianfranco, il buon Gianfranco Palermo hanno contribuito al diffondere questo tipo di musica funk, insieme anche al buon Max Mazzeo, se non sbaglio. Poi c'era anche un Renzo Vanella, chiamava. Sì, Renzo. Della Renzo Vanella. Era un personaggio. E questo, se non sbaglio, dico, è importante che la radio non
scada nella semplice filodiffusione musicale, perché ognuno di noi ha contribuito con la sua musica, con il proprio modo di essere, a quantomeno a rendere graziosi alcuni attimi della gente che ci ascoltava. Insomma. Esatto, esatto. Allora, a questo punto la trasmissione è finita, la tua trasmissione è finita, e tu devi salutare chi ti ascolta. Posso, intanto saluto tutti, non so se Gianfranco è lì in linea, l'uomo. No, no, Gianfranco Palermo, l'ho sentito poco fa, lui non ama i social, anzi ti comunico che dorme a quest'ora. Addirittura, lui è proprio... Sì, sì, è particolare, è unico Gianfranco, Hai visto che pur di averlo nel nostro gruppo... L'ho violentato mentalmente dicendogli che doveva fare video e ce l'ho fatta. Stanno arrivando altre telefonate. Allora, Ignazio, ci sentiamo nelle prossime dirette? Sì, ci sentiremo. Saluto tutti i ragazzi, buon proseguimento. Volevo soltanto salutare quel chiamato Salem del buon Max Marzello, e che ricordo molto piacevolmente per questo programma che abbiamo fatto insieme, Bianco e Nero, e speriamo che ci siano altre collaborazioni. Un doveroso saluto a tutti gli amici, da Carmelo Terramagra, a tutti quelli che non conosco perché magari hanno iniziato prima di me, per esempio i ragazzi di Radio Liberty, adesso non li ricordo bene. Ascoltavo la radio, ma non ricordo bene. No, no, tu nel frattempo cerca di andare indietro nel tempo, di fare memoria, te li scrivi, al limite mi richiami e noi li diciamo, stai tranquillo, prendiamo l'altra telefonata. Signori, buon proseguimento a tutti, io sono Ignazio Caramia ed ho finito. Ciao Ignazio, a dopo, ciao grande, grandissimo, ciao Ignazio, ciao. Allora Tiziana, qui il telefono ci sta veramente bombardando, allora vediamo chi sarà il prossimo. E allora c'è anche Nino Buonasorte che si è aggregato in linea, che salutiamo. Cosa dice Franco Bianco? Mi ricordo quando facevamo i notturni con Nino Catinella, Aldo in Grande, era uno spasso verso le 5 del mattino, arrivavano cappuccini, cornetti, di tutto, fantastico. Chi c'è? Max Mazzeo! Max Mazzeo, pronto? Buongiorno. Che buongiorno, Max! Io lo so che hai sentito Ignazio Calamia e ti sei emozionato. Bianco e Nero continua in edizione straordinaria qui. Mi sono così, ci stai facendo tornare indietro di tanti anni ed è una cosa bellissima. C'è l'unico modo per ritornare più giovani, Massimo. Ma io ho notato una cosa, che tu capelli bianchi non ne hai, ma ti pitti, cosa fai? No, guarda, sinceramente io ce li ho, mantengo le distanze in maniera tale che si vedono meno, è il trucco, capito? Ce li ho, me l'ammuccio. Sì, ho capito. Chiaro. Allora, Max, tu sei stato il primo a postare una fotografia a questo gruppo. E io sono stato orgoglioso perché anche tu mi hai portato indietro nel tempo, tu sei la storia della radio di Mazara, insieme a tanti altri, ed era secondo me doveroso da parte mia inventarmi, creare questo gruppo per cercare quantomeno di ritrovarci tutti insieme, perché mi pare che in molti già non si sentivano da tempo. Per cui essere adesso tutti in un gruppo ci può dare la possibilità di ricordare, no? Un po' di Amarcord, quantomeno ci rimane questo, e possiamo essere anche da lezione, senza esagerare, alle nuove generazioni che non conoscono quello che è stato veramente il momento delle radio libere, libere con la L maiuscola, Massimo. È vero. Le nuove generazioni, chiaramente, visto che, come diceva Ignazio prima, la radio negli anni è cambiata, il modo di fare radio, adesso sta tornando di nuovo l'intrattenimento con le persone. Scusami, intanto ti è arrivato un bacio in diretta. Ah sì? Sì, da Carmelo Terramagra. Salutami intanto Carmelo, saluto tutti intanto. Intanto scusate, prima ho detto solo buongiorno, ma volevo essere un saluto per tutti quelli che sono online e tutti quelli che fanno parte di questo gruppo, che sto ricordando con
grande, con grande piacere e affetto, perché tanti vissuti con tanti, di, tanti componenti di questo gruppo li ho avuti pure io, insomma. Come dicevo, il cambio del modo di fare radio, le nuove generazioni non hanno vissuto per niente tutto quello che abbiamo vissuto noi e che si sta cominciando a rivivere adesso nel nuovo modo di fare radio. Io non ho mai smesso, io sto continuando ancora, io sono con attualmente sono con RMC 101 e devo dire che quello che, come dicevi tu, abbiamo vissuto in quegli anni, anche se si sta tornando un po' a rianimare la radio con gli speaker, con la conduzione, anche in coppia, in tripla, eccetera, però non è lo stesso come una volta, insomma. Una volta era diverso, era più, c'era più goliardia, c'era più divertimento, più sano divertimento, a parte che eravamo pure, parlando di noi, di questo gruppo, eravamo tutti più giovani, non avevamo i pensieri che abbiamo adesso. Ecco, infatti io stavo pensando le stesse cose mentre tu esternavi il tuo pensiero. Erano tempi diversi dove per noi ogni momento era una prima volta, Massimo, per cui vivevamo quelle esperienze con molto più entusiasmo, perché sapevamo che andavamo a casa e trovavamo la famiglia che ci accudiva. Oggi i pensieri sono tanti, i nostri doveri ci sommergono, e magari ci si trova a avere a che fare con un microfono dove magari non sei molto sereno, eppur devi non recitare, ma quantomeno esprimere il tuo pensiero alla gente che ti ascolta in forma diversa dagli anni 70-80, obiettivamente. Diciamo, no? Per me il fatto di continuare a far radio è quel momento in cui io faccio, c'ho una fascia di circa un'ora e mezza, moderando il sabato sera su questa radio che seguo ancora da tanti anni. E la differenza tra la radio di oggi e la radio di ieri? Ieri, ecco, questo ti stavo dicendo. Noto che c'è una differenza, c'è meno complicità tra quelli dello staff, insomma, perché c'è molto, come si dice, smart working. Sì, io vado in onda da casa, ho lo studio a casa, quindi non si ritrova negli studi della radio, non è più come una volta, questo voglio dire. Già la tecnologia ci allontana, anche se in questo momento ci sta riunendo la tecnologia, però in realtà nella vita ci tiene più distanti, cioè il contatto diretto non è più come prima, e quindi è cambiato il modo è cambiato. Io voglio ricordare con grande affetto e con un grande nostalgia un caro amico che non c'è più, che è Claudio Cangelosi, che ai tempi lo nominammo il Duca Bianco della Radiofonia Mazzarese, perché Claudio aveva uno stile tutto suo. Sì, ed era molto bravo, bellissima voce, ottimo inglese, molto molto bravo Claudio. Sì, di gran classe. Mm. Era un grande intenditore della New Wave inglese, il pop inglese per lui era il suo pane quotidiano, a differenza mia, che io, come diceva Ivo Ignazio con il buon uomo nero, come diceva prima, ho iniziato nel mondo del funky, poi della dance, tutta l'evoluzione, le esigenze, quindi sono sempre stato in linea, un po' più in linea con Gianfranco Palermo, con Ignazio Dalla Mia, quindi questo filone, il gran cantautorato del buon Terra Magra, l'ho sempre apprezzato moltissimo, e di tutti gli altri, di tutti coloro che facevano anche gli altri generi musicali, che seguivano il rock, che seguiva il rock molto molto bene, il buon Serra, ecco, questo lo voglio ricordare. Poi c'era uno che trasmetteva a Radio Mediterraneo, era di Venezia, e io non mi ricordo più il nome. Sì, sì, quello alto con i capelli ricci, mi pare, no? Esattamente. Era bravo anche lui. Era molto bravo, però adesso non mi sovviene più il nome. Anche lui era molto esperto nel suo genere. Quindi la radio era diversa, non è come oggi, era tutta un'altra
di piacere, insomma, essere, far parte di questo gruppo che hai pensato, giusto per, anche perché ci sta, ci porterà in qualche altro appuntamento che vogliamo fare, così. Assolutamente sì. Spero che sia un punto d'inizio. Ma Max, è anche come questa sera, ci stiamo divertendo. Io mi sono inventato questa diretta per cercare di far sentire le voci delle radio alle persone, no? L'ho improvvisata stasera mentre cenavo, dicevo a mia moglie. E allora io stasera ho intenzione di fare una diretta, perché penso ai ragazzi, no? Io li voglio sentire, perché li vedo troppo interessati al gruppo e che... ho sentito che c'è una grande emozione interiore in ognuno di voi, Max. Allora ho detto, io devo metterli tutti nella stessa linea, io voglio che loro diventano protagonisti del gruppo. Ed è bello questo. Intanto c'è Steno Marascia. Oggi hai visto il video di Steno Marascia? Sì, l'ho visto. Cioè, proprio... noi siamo avanti nei tempi, lui era indietro, no? Aveva un mixer eccezionale. Eccezionale, ecco, mi ha fatto sbagliare pure me. Allora, Max Mascioli, Max per un periodo faceva Buongiorno Sicilia con me, poi mi dice sempre Steno, non ci sono più le scalette che preparava Piero Godino, e poi chi c'è qua? Nino Buonasorte, conosciuto anche come Anthony, voglio sottolineare la frase di Max, sano divertimento. Poliardia continua tra di noi, insomma, e poi c'erano anche i momenti di scherzo, di gioco, a parte che andare in onda e fare radio e fare il programma era già un gioco, era già esatto. Un divertimento, quindi oltre a quello c'era pure, io voglio ricordare con grande nostalgia una persona che è ancora tra di noi, che però si è allontanata completamente dal mondo delle radio, che è Alberto Coltelluccio e Ciccio Aiello, sì. Che furono i promotori di un programma Radio Mediterraneo che era un po' sulla falsa riga di Alto Gradimento di Alto. Sì, sì, ma Alberto già era un personaggio, veniva da Palermo. Ed era un personaggio pazzesco, ma già anche lui era un personaggio a guardarlo in faccia, no? Sì. Cioè i testi che preparavano, cioè loro preparavano i testi, cioè lui preparava i testi. Uno dei personaggi che lui portava avanti era il professor Calamandrea dei Calamandrei, che era un dotto illuminare della Università di Cattaro, docente della macelleria, eccetera. Cioè era fantastico, quello che scriveva era qualcosa di veramente eccezionale. So che credo che ultimamente lavorasse al comune di Mazzara. Non lo so, io non lo vedo da tempo, ma quando ci incontriamo è sempre con il sorriso sulle labbra, perché ti riporta sempre, quando vedi una di quelle facce delle vecchie radio ti porta indietro nel tempo e ti porta sempre a scambiare qualche ricordo, no? Per cui... Il fantastico, super fantastico Andy, il nostro super Andy. Ma guarda, io Andy, so che è stato invitato da qualcuno e mi pare che non ha accettato ancora l'invito, perché abbiamo delle persone che non hanno scritto, che sono presenti nel gruppo. Io voglio citare Peppe Romeo, c'è anche Martino Emmola, ma ci sono tanti altri che sono scritti, anche Roberto Frazzetta, e che ancora, diciamo, non subentrano, vogliono vedere un po' il primo passo degli altri. Però, ripeto, l'importante è che già all'inizio c'è stato, tutti ci siamo. Guarda, io ieri chiamai anche Salvatore Giacalone, che fa parte proprio... dell'esperienza radiofonica, è stato direttore responsabile di Radio Mazzara International, e mi raccontava delle belle esperienze, fino a quando poi mi ha scritto un testo che io ho pubblicato. Così l'ho fatto con Gianfranco Palermo, che non è iscritto nel mondo social, l'unica cosa che ha è WhatsApp, e io l'ho quasi violentato. Oggi pomeriggio con Gianfranco ho parlato un po' oggi con Gianfranco questa cosa, e lui mi ha detto, diciamo, guarda, il social, proprio Facebook lo odio, non mi piace, quindi, però dice, girami i saluti a tutti, abbiamo ricordato pure insieme alcuni personaggi della radiofonia mazzarese, ecco.
Gianfranco, anche lui è un grande pioniere della radio. Carmelo Terramagra adesso che scrive: Adalberto è un filosofo ed ha un'eloquenza fuori dal comune. Ecco, comunque, bello, ritrovarci tutti quanti è una meraviglia. Io spero che ci siano degli altri appuntamenti. Stasera ho inventato questa diretta dallo studio mobile di Vivi Mazzara, che è la mia redazione giornalistica, che ho qui a casa in questo periodo di quarantena. Sono stato costretto a debuttare con questa scenografia, Max. Ma Va bene così, va bene così. va bene anche Io perché mi faccio volevo pubblicità. avevo desiderio di raccontare un aneddoto che, visto che c'è, ho visto che c'è Maurizio Prestia online, Sì, Maurizio Presti è sempre collegato. sì, Maurizio, perché saluto, anche perché con Maurizio ci vediamo più o meno spesso, perché lui, essendo in farmacia, e mi occupo di farmaceutica, quindi più facilmente, ultimamente ci siamo incontrati spesso. E volevo raccontare questo aneddoto, che è una cosa che ricorda, diciamo, i miei inizi. Io iniziai, avevo soltanto 11 anni, oggi ne ho 55. L'età non si dice, Max. Vabbè, per la par condition, non diciamo né uomini né donne. Ah, questa l'hai scritta, questa l'hai scritta. Bellissimo, bellissimo Max. Comunque sono convinto che di storie da raccontare ce ne sarebbero tante, 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 per cui divertiamoci con questo gruppo, così come stiamo facendo ora, e che tutto sia un messaggio verso le nuove generazioni, perché vogliamo lasciare una traccia, per dire noi siamo stati quelli della radio, e questo era quello che facevamo noi. Ecco, Gianfranco Bianco dice: un altro ricordo quando ci facevamo le serate con i diplomanti, le varie feste di scuola, Max, no? Perché le scuole allora chiamavano le radio, no? E i DJ, liceo il liceo, il commerciale, tutte le altre scuole, i maturandi ovviamente. Esatto. C'erano le varie feste. Ogni istituto faceva una festa all'anno, no? Adesso magari se ne fanno di più.
però si faceva una festa all'anno, che era la festa dei maturandi, e veniva chiamato di solito un DJ più in voga del momento e la radio. Per cui, belle esperienze, Max, belle esperienze, assolutamente. Anche perché tu, ricordiamo che hai collegato sempre il mondo della discoteca con la radio. Intanto è entrato in rete anche Maurizio Messina. Buonasera ragazzi, ci siamo ancora. Maurizio, ci siamo. Anche Giuseppe Tumbiolo da Roma. Giuseppe, ci siamo. Ci siamo. Giuseppe, ci siamo. Allora, invece c'era dunque un altro dei tanti messaggi che stanno arrivando del nostro gruppo. Dunque, Ignazio Calamia dice una dedica, no? Allora, facciamo una dedica a Ignazio Calamia per chiudere, Max. A Ignazio Calamia, Bravo. in quanto seguace tenace del principe di Valacchia, il conte Dracula. Nonché discepolo dell'opera jazz, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Max, ciao grazie. Ciao grazie Max, buona quarantena anche a te. Altro che quarantena, questa si chiama sessantena fra qualche giorno. Ciao Max, allora telefono libero. Allora telefono libero Tiziana, vediamo se arriva qualche altra telefonata perché vedo che molti si sono collegati, molti che hanno fatto la storia delle radio. È bello anche comunque sentire gli ascoltatori, no? Quelli che ascoltavano la musica in quel periodo, cosa ne pensavano delle radio. Intanto sono passati oltre 40 minuti da quando siamo in diretta e ci fa davvero piacere. Quanto, Tiziana? Ah, 57 minuti in questo momento, perfetto. Abbiamo un ottimo cronometro, eh? Allora, come vedete, programma senza sponsor, senza niente dalla redazione di Vivi Mazzara. Allora, Giuseppe Tumbiolo che saluta Maria. Allora, Maria Sinacori, perché non provi a chiamare? Le scrive: ci sono ancora. Ciao a tutti. Bellissimo, bellissimo. Stasera è davvero emozionante. Questo è un gruppo che sta nascendo sotto una buona stella, la stella dell'Unione, quella che ci ha portato indietro nel tempo dei ricordi, in un presente, anche se particolare e pieno di sofferenza, in un presente che ci sta davvero facendo ritrovare tutti e in tanti. Ripeto, potete chiamare 349 31 56 000. Chiamate con immediatezza, andiamo in diretta, in rigorosa diretta nel nostro gruppo Storia delle Radio a Mazara. E in questi giorni veramente stiamo raccontando di tutto e di più, ma anche voi amici che ascoltavate la radio, che ascoltate la radio, potete interloquire, per cui scrivere le vostre testimonianze. Nino Catinella, dove sei? Nino Catinella, fatti vivo anche tu, Maurizio Messina, Peppe Tumbiolo, Maria, se ci siete, battete un colpo. Toc toc. E allora potete chiamare per gli ultimi minuti che abbiamo a disposizione. Insomma, stiamo passando una bella serata all'insegna dei ricordi del mondo della radio, un'esperienza indelebile che rimane davvero nella memoria di tutti. Trasmissioni, canzoni, musica, dediche, richieste, esperienza di convivenze artistiche nello staff della radio. Insomma, siamo cresciuti con la radio. La radio ci ha dato tanto, veramente. Io dico che, come detto all'inizio, il microfono è stato il mio maestro di scuola, no? Era l'unico che riusciva ad inquadrarmi giusto e poi è diventato un mio lavoro col passare degli anni. Chi abbiamo?
Maria Sinacori, ragazzi, è caduta la linea forse? È caduta la linea, aspetta Tiziana, C'è, c'è. perché non riusciamo a... forse sì, pronto? Pronto, Pino? Maria! Ciao! Allora Maria, da quanti anni non ci sentiamo? Ah, non lo so, da tantissimi anni. Allora, io mi ricordo un particolare. Forse tu Tu ne eri ricordi... bimbo, ero un bimbo quando sei venuto. Era Radio Liberty alla circonvallazione. C'era Peppe Romeo, Piero Godino, mio fratello Natale che mi portò in radio. E mi ricordo quando tu gestivi ottimamente la radio e ci fu un periodo che ognuno aveva un soprannome. Allora, io mi ricordo che c'era Pep Sex, Maria Sex, a me avete chiamato Piero Sexy. Per un certo periodo alla radio dovevamo chiamarci non Piero Campisi, ma Piero Sexy. Questa cosa mi è rimasta impressa. Però, diciamo, essere Tu stato... eri piccolo, Io ero piccolo. Ma cosa ricordi di me che io non so? ma no, non, mi ricordo che eri bravissimo, anche se eri piccolo, eri bravissimo. Infatti, già la prima volta che ti abbiamo sentito, abbiamo detto, oh, sto ragazzino promette bene. Guarda, io non so se tu poi hai avuto modo di seguire la mia carriera artistica, Maria. No, no, perché io abito a Torino. Sì, lo so, non dico perché io poi ho avuto la fortuna da un microfono di Radio Liberty e poi tutti gli altri a seguire. Poi, grazie a Piero Chiambretti, io ho fatto il Dopo Festival di Sanremo Ah, vero? No, nel niente, non ci ho fatto 2007. caso. Ho fatto il Dopo Festival di Sanremo, le quattro puntate, e io ti dico una cosa, ho avuto la fortuna anche di lavorare con grandi artisti, con Renzo Arbore, con Franco Califano, Edoardo Addirittura. Bennato, e a pensare che in quei tempi io mettevo le canzoni di tanti artisti e che oggi questi artisti mi contattano per via del mio grande curriculum, no? Che continuo tuttora come produttore, per me... È orgoglio perché io devo dire grazie a voi in primis e l'ho Sì, sempre giustamente. detto. Hai iniziato con noi, è logico. Ti sei fatto le ossa con noi. Assolutamente, l'importante è non me l'avete rotto le ossa. No, no, per carità, non le rompevamo a nessuno. Maria, io mi ricordo che allora tu eri in Radio Liberty alla circonvallazione e poi in via Celso, dico bene? Sì, poi in via Celso. Alla circonvallazione era la radio di una zia del dottore Craparotta che ho saputo che è morto pure. Mamma mia, quante si sono morte. E Sono venute a purtroppo mancare. Wow. La vita è quella. in questo gruppo abbiamo scoperto tante cose perché io me lo sono inventato questo gruppo come mi sono inventato il mio lavoro artistico, Maria, e ci tenevo ad essere la persona che poteva coniugare tutti. Hai passione, sì, è stato bello. Infatti ieri sera quando ho visto ho detto aspetta che rispondo. Ecco, cosa vuoi dire a chi ci sta seguendo? Cosa vuoi dire? Li saluto tutti, Paola Giannetta mi ha chiesto l'amicizia oggi, gliel'ho data. Piero Campisi ha rovinato tutti con questo gruppo, eh? Già, spero di vederci quanto prima, appena possiamo ammazzare. Benissimo, io vorrei organizzare un raduno con tutti i Sì, pionieri che hanno appena fatto la radio, invitare proprio tutti, tutti, tutti. sarebbe bellissimo, sì. A parte che io ammazzare mia figlia che si sposerà con uno di Mazzara, quindi bene o male forse mi vedrà più spesso Mazzara adesso. Ok, adesso abbiamo tutti i contatti, Maria, eh? Mi pare che io ti ho chiesto Sì, pure l'amicizia su Facebook, per cui... e te l'ho data. E ti invito a guardare Logico. Facebook così tu vedi cosa ha fatto quel piccolo bambino che è cresciuto. Mamma mia, è come passa il tempo, è come. Assolutamente. Vedete un po' come sono vecchia io. No, ma tu dimmi una cosa, chi ti ricordi della radio di quel periodo? Mi ricordo tutto, ti ricordi che quando abbiamo iniziato, no, tu già
tu già sei venuto dopo che l'avevamo già tutta sistemata, perché certo. Veniva anche mio papà a darci una mano. Che mi ricordo perfettamente. Sì, assolutamente sì, aveva gli occhiali. Mi ricordo che lui saldava sempre cose elettriche, lì una cosa del genere. Sì, perché per hobby gli piaceva fare queste cose, infatti lui ci dava una mano ad aggiustare. Intanto Nino Catinella dice, sta scrivendo, Maria sei una grande. Grazie. Poi ha detto tutti sex, perché eravamo tutti sex, ha scritto. Tutto sex. Ok, Maria, allora noi ti mandiamo un grande abbraccio. Anche a te un bacione. Un bacione grande a te, a tuo marito, alla famiglia. E speriamo presto davvero di rivederci. Ma c'è qualcuno, aspetta, Carmelo Terramagra cosa scrive? Bravo Piero, si vedeva fin dalla tenera età che eri attratto dal mondo dello spettacolo. Questo è Carmelo. Giusto, si vedeva che eri proprio te, eri portato. Poi c'è, guarda, Max Mazzeo scrive, voglio ricordare l'amicone Pino con i suoi muluna giganti e la sua musica napoletana in via Celso. Vero, che fine ha fatto sto Pino Bono? No, non è ancora arrivata la parola fine per lui, lo incontro sempre in via Salemi. Pino che metteva la musica napoletana, faceva il programma napoletano. L'ho visto e non lo conosco più. Noi una volta ce l'avamo visti, ma tanti anni fa, a Lido, a Tornarella, quando voi avevate il bacio, che non so. Sì, al Windsurf. Sì, una volta, parliamo del 90, gli anni 90. Sì, avevo i figli ancora piccolini. No? Ecco, ti arriva un saluto da Paola Gianetta. Ciao Maria! Ciao. Insomma, io ho rovinato qua un sacco di gente, Maria. Senti, sì, qua. Hai rovinato tutto. Salutami anche Maurizio, Prestia, tutte. Io, guarda, prima che tu vai via, allora, sì, mi devi raccontare un aneddoto. Siccome in radio si faceva la trasmissione delle dediche, la faceva Nino, mi pare anche a Paola Giametta, eccetera, e io so che tu andava a prendere le dediche delle persone in casa. Com'è sta storia? No, agli inizi non avevamo il telefono alla radio, per cui ho dato il numero di quello di casa mia. E che succedeva? E con l'orario però, da tutto orario a tal orario, veniva anche Tiro Godino e telefonavano a casa mia per le dediche, poi di corso li portavamo alla radio. Bellissima questa, la raccontava mi pare Nino Catinella, questa è bellissima delle dediche. Sì, perché Nino qualche volta è venuto pure a casa, mentre stavamo lì ad aspettare, a volte veniva anche Piero a casa mia. Comunque con le dediche dobbiamo dire, Maria, che sono nati tanti amori, Sì, con le io mi ricordo delle dediche particolari, no? Allora, 500 per 600 con tanto amore. Perché loro si mettevano d'accordo, gli innamorati, non potendosi vedere, e aspettavano il nome in codice in trasmissione. Quanti dolci che arrivavano, ti ricordi? Sì, quanti dolci, e quelli non sono mancati mai. Mamma mia! Comunque, bei tempi che vogliamo ricordare con tanto amore. E allora, Maria... Amore e anche nostalgia, un po' di nostalgia. Assolutamente, noi siamo peggio di Radio Margherita, nostalgia e ricordi a go go. E stasera ci siamo inventati questa diretta, hai visto? Sì, è stata bella. Ok. D'accordo, Maria. Ciao, a presto. Ciao, Maria. Ciao. Allora, bella sorpresa quella di Maria. Tiziana, mi pare che stava arrivando qualche altra telefonata ed è bellissima stasera, perché stasera io voglio che tutti siano qui con me. Voglio che tutti siano qui con me a dimostrazione della grande partecipazione di questo gruppo, che ho il desiderio di farlo durare a lungo con la collaborazione davvero di tutti. Allora, ripeto, ragazzi,
o ex ragazzi, potete anche chiamare adesso, il telefono è libero, perché mentre Maria era al telefono sentivo avvisi di chiamata e non potevamo ovviamente rispondere. E allora potete chiamare 349 31 56 000 per il vostro saluto, perché siamo, anche perché ora c'è la pubblicità, attenzione, perché se viene il capo pubblicità, pubblicità, vi ricordate le pubblicità? Alle ore 8 c'era il numero 7, 6, 5, 4, le cassette, no? Una a destra in una piastra e una a sinistra in una piastra, e quando c'era una piastra rotta si faceva veloce con una piastra e che si cambiava nel frattempo il nastro che mandava in onda la successiva pubblicità. E allora, se non c'è più nessuno, ecco, chiudiamo il collegamento. Se c'è qualche altra telefonata che arriva, Tiziana, noi la prendiamo e vediamo chi ci telefona, vediamo chi ci vuole fare la sorpresa. La sorpresa, sono le ore 23 intanto, 010, e il telefono continua. Ma qui, cioè, siamo ritornati veramente ai vecchi tempi, quando c'era il programma delle dediche e delle richieste. Si volava. Allora, chi abbiamo, Tiziana? Vediamo che Tiziana sta filtrando la telefonata. E qui una telefonata ancora dal centro Italia. Pronto? Grande Piero, sei sempre più grande. E Peppe Tumbiolo da Roma. Grande. Un abbraccio a tutti, a te in particolar modo e a tutte le persone che ho sentito che sono intervenute, che conosco quasi tutte, da Carmelo a Maria, e mi ricordo i nostri anni quando ci riunivamo con tanto entusiasmo, con tanta amicizia, con tanta voglia di fare un po' di vita insieme, grazie a quell'idea che ebbe Piero. A me piace sempre ricordarlo e tanti altri amici nel creare alcune emittenze locali che poi si sono rivelate delle belle cose. Dimmi Piero. No, volevo far sentire della tua voce. Intanto ti saluta Maurizio Messina che scrive: Oh Peppe! Maurizio è un amico, un abbraccio insieme a Carmelo, a te, ma anche mi ricordo di Max, ma con loro avevo un rapporto particolarmente affettuoso perché siamo stati amici e siamo amici ancora tuttora, come con altri, quindi li abbraccio molto affettuosamente. Ti voglio dire, prima sentivo che stavate parlando di Pino, che ai tempi di Radio Liberty conduceva un programma di musica napoletana. Sì. Ok, Ti ricordo, ti porto un particolare, no? vai. All'epoca Piero Codino, al quale va sempre il mio affetto infinito, un grande amico, mi chiamò e mi disse: guarda Peppe, mi devi fare una cortesia, dobbiamo andare a Palermo a prendere il ripetitore, perché si era rotto il ripetitore, quindi la radio non stava trasmettendo. La radio Allora era, io, quale radio? la radio era sempre via Liberty, però già ci trovavamo in via Cerzo. Radio Liberty, ok, Radio Liberty. Già trasmettevamo da via Cerzo. Allora Piero ci guarda, devi accompagnare a Palermo, fammi questo favore, tu c'hai la macchina di qua e di là. Allora presi la macchina, io tra l'altro stavo facendo tutto un anno di liceo, per cui ho detto vabbè, andiamo, torniamo presto perché domani devo andare a scuola, e via dicendo. Te la sintetizzo, andammo a Palermo, prendemmo il suo ripetitore, andammo in radio, lo montammo e c'era Piero, c'era Pino, di cui non mi ricordo il cognome, che conduceva quel programma di musica napoletana. Lui lo faceva la sera tardi, insomma, tirava fino a tardi la sera. Allora montammo il suo ripetitore, lasciammo lui che stava trasmettendo, poi accompagnai Piero a casa, io me ne tornai a casa mia. L'indomani mattina, molto presto, mi chiamò Piero, tipo alle 7, perché lui sapeva che io sarei andato a scuola, che facevo l'ultimo anno di liceo. Mi chiamò Piero e mi dice: guarda, io non riesco a sentire il segnale della radio, ma tu senti qualcosa? E tu aspetta un attimo, vado a sentire, mi sintonizzo e vediamo un po'. E anche io non ricevevo il segnale della radio. Allora, per cui andai a casa di Piero, il Piero mi chiese: guarda, vieni a prendere, passiamo in radio, ma come mai? Di qua di là si è rotto nuovamente il ripetitore, accompagnami a via Celso e via dicendo. Di corsa andiamo subito in radio e c'era ancora Pino che stava trasmettendo con le sue canzoni napoletane. Ora, il problema era che il grande Pino si era dimenticato di inserire la spina nella presa del trasmettitore, per cui era stato tutta la A notte, parlare solo. se l'era cantata e se l'era sentita tutta la notte da solo. Noi facemmo il Cioè, lui, sospiro di sollievo perché come si avevamo suol dire, io se la detto cantavo e se la sì, suonavo. se l'era cantata e se l'era sentita tutta la notte. Allora noi
meno male, che pensavamo che probabilmente questi non avevano riparato il ripetitore, invece meno male che ci dispiaceva per lui che era stato tutta la notte a trasmettere, nessuno l'aveva sentito, però almeno il trasmettitore funzionava, per cui il problema era risolto. Allora, al di là di quelli che sono i ricordi di tutti quanti, chi faceva canto autorato come Carmelo, il grande Maurizio Messina, Max Mazzeo, mi ricordo anche di Maurizio Prestia, che forse ha capito chi sono adesso, quelle furono esperienze di vita, di socializzazione, di armonia tra tutti noi a Mazara. E come qualcuno ha scritto, Cipriano ieri, che ho letto un messaggio di Cipriano, l'emittenza locale mazzarese ha avuto un ruolo importante nello sviluppo anche di quello che era la cultura e della società mazzarese. Della società mazzarese, ecco, proprio stavo dicendo questo. Poi non voglio parlare di quelle che furono le mie esperienze nelle radio locali, però io rimasi molto, ma molto affezionato all'ambiente di Radio Liberty, soprattutto perché poi quelle sono state amicizie che mi sono portato dietro per tutta la vita. Ecco, mi ha fatto veramente piacere. Ho risentito anche Maria, forse Maria non si ricorda che sono passati tantissimi anni ai tempi in cui eravamo lì in via Saneva all'angolo con la circonvallazione. Esatto. Me la ricordo, lei fumava un casino, Maria. Sì, Maria, esatto. Fumava, si fumava 50 sigarette, sempre con questa sigaretta accesa, mi ricordo, no? E mi ha fatto veramente piacere risentire un po' tutti gli amici. Spero di non trascurare nessuno. No, guarda, nel mondo delle radio, Peppe, ci sarebbe davvero tanto e tanto da dire, da raccontare, no? E il bello è questo, cioè l'idea di creare questo gruppo nasce per questo motivo, è una sorta di nostalgia, di ricordi, che ci porta tutti uniti nel tempo, a parte che ci ha fatto ritrovare in tanti, no? È vero. E questa è una cosa che io mi sono inventato e che oggi diventa realtà. Ma tu hai avuto una grande idea, perché non era facile, non era un'idea semplice questa qua, rimettere insieme queste esperienze belle, ritrovare tanta gente, e molti di noi siamo lontani da Mazara, anche se il nostro cuore rimane sempre a Mazara, veniamo sempre a Mazara, però purtroppo siamo in molti andati via. Tu hai fatto rivivere queste emozioni a tutti noi, ci ha riportato indietro negli anni, ci ha ricordato tante emozioni, tante amicizie che avevamo perduto, che stiamo ritrovando grazie a te, ma tu sei un grande, lo sei sempre stato. Quando qualcuno prima ti diceva già da piccolo si intravedeva in te quelle che erano le tue caratteristiche, quelle vere, ce l'hai avuto sempre innate. E consentimi di rivolgere un caro saluto anche a Natale, che non ho il piacere di sentire, ma al quale sono affezionato moltissimo come a te, insomma. Poi tutto il gruppo, tutte le persone che hanno fatto la radiofonia, l'emittenza locale a Mazara, anche se non ci conosciamo, però eravamo accomunati da un solo obiettivo, caro Pierino. Esatto. Il resto... Intanto scusami, arriva il titolo della sigla di Pino, quello che faceva il programma napoletano, guarda, è Max Mazzeo addirittura, guarda, che di solito musicalmente è controcorrente. Max Mazzeo scrive: Pino aveva la sigla dal titolo Astiratrice. Sì, ma era un grande nel suo genere di Pino, era seguitissimo, Programma di musica napoletano di Pino, era seguitissimo a Mazzara. Però adesso gli devi fare una domanda là, a tutti gli amici che poi sono stati anche a Radio Mediterraneo, no? Gli devi chiedere invece a Radio Mediterraneo, vediamo chi ti dà la risposta giusta, chi è che faceva il programma di musica napoletana? Vediamo. Io lo so. Ma lo so anche io. Perché Max Mazzeo è a Radio Mediterraneo, quindi... No, Max Mazzeo è arrivato al liscio. Vabbè, Carmelo però si doveva ricordare, Maurizio Messina si doveva ricordare. Chi conduceva il programma di musica napoletana a Radio Mediterraneo? Ma c'era il grande amico Tonino, Il grande amico Tonino, addirittura io ho parlato con Maurizio Messina su Facebook, ieri gli dicevo: Maurizio, ti ricordi quando c'era Tonino... cioè Maurizio Messina finiva la trasmissione verso le 19, poi c'era Tonino che doveva iniziare con la musica napoletana, nel frattempo entravo io un'ora prima che dovevo poi andare in trasmissione dopo Tonino, e giocavamo con la palla di carta, Tonino in mezzo che metteva la musica, io e Maurizio a pallavolo con la palla di carta, ti dico, uno spettacolo. Quando arrivava poi a sorpresa Piero Codino, sentivamo il rumore della chiave che apriva la porta, scappavamo subito. Io comunque, Maurizio Messina dice, io non ricordo il suo nome, poi chi c'è?
Sebastiano Marascia, vabbè, dice Pino Nobis. Ignazio Poi c'è. Calamia che No, aspetta, ah, Ignazio Calamia, Peppe, dice il testo della canzone, però aspetta che c'ho l'interprete. Allora, chi la beggia e perciò mi piace, non mi importa se stiratrice o un blues napoletano. E bravo Ignazio Calamia che si occupa di jazz, pop e rock. E poi c'è Maria Sinacori scrive, anche perché è stata la prima radio. Ciao Peppe, mi ricordo benissimo, ho fumato fino a 2 anni fa. Anni, quanti anni, veramente mi ha commosso di sentirlo, Scusa, grazie. se fumava 50 sigarette al giorno, Sì, Maria fumava Peppe, e lei ha fumato fino a 2 anni fa. Secondo te quante sigarette avrà fumato fino a oggi? ma 200.000, perché lei non stava un secondo se non si accendeva la sigaretta, guarda. Questo è un particolare di Maria, sempre socievole, sempre cordiale, sempre carina, ma stiamo parlando dei primissimi anni di Radio Liberty, Ecco, guarda, ma c'era un come premio per chi indovinava il conduttore del programma napoletano a Radio Mediterraneo? No, un premio no, però giusto per capire No, veramente i perché c'è primi Steno Marascia che ha iniziali. scritto nome e cognome, forse ha vinto qualcosa. Sì, Tonino Marino per Marino cognome. e Pino Napoli, non so il cognome. Tonino Marino, esatto. Ma su Radio Mediterraneo c'era anche un'altra persona che Collegata? faceva il programma di musica napoletana. Ah, Come per scusami. esempio. Non è collegato? Okay. Ah, Scritto. Natale Campisi ha scritto, mio fratello, vediamo che dice. Allora, un caro saluto a tutti voi, un mondo di bene, ne vedremo delle belle, dice Natale. Grande Natale, Natale, fatti sentire. Comunque ricordati che tu a Carmelo Terra Magra della vita non gli devi toccare. Pierino Marra, Mimmo Cavallo e Pino Daniele. Se gli tocchi Pierino Marra, Mimmo Cavallo e Pino Daniele a Carmelo Terra Magra, hai messo Ma capo. addirittura quando gli ho detto Pino Daniele, lui mi ha detto aspetta, Pinuzzo. Sì, ma lui era poi. Lui era molto affezionato a Pierino Marras, guai che gli toccava a Esatto. Pierino Marras nel suo programma che si chiamava Calibro 33, che lui faceva un programma di canto oro torato, per cui Esatto. Calibro 33, tutti i cantautori, e devo dire lui era molto preparato, il grande Carmelo. Un abbraccio a tutti, Pierino, mi ha fatto veramente piacere, Peppe, grandissimo, comunque io cercherò di fare delle altre dirette, partecipiamo tutti, eh? Sì, ma volentieri, io da quando tu hai messo su questa iniziativa che ho seguito su Facebook, mi ha fatto subito molto piacere. E quindi, a parte che ci hai fatto rivivere gli anni belli, importanti, ma poi stai riunendo tante persone che si sono volute bene, poi per tanti motivi, poi la vita ci divide, ognuno ha i propri impegni, le proprie Certo. strade, e ci stai rimettendo tutti in conto. Io mai avrei pensato in questi giorni di risentire Maria. Con Maurizio Messina ci vogliamo bene dalla vita e ci conosciamo da sempre. Carmelo per me è un secondo Ma fratello, guarda, quindi ci però ti sentiamo sempre. richiama Carmelo, aspetta Peppe, ti richiama. Allora, Carmelo dice, neanche Ivano Fossati mi dovete toccare. Sì, vero, vero, ma infatti è uno dei quattro che cambiano, sì, però insomma ci sono andato vicino, Pierino Sì, Marra, ma perché Mimmo Cavallo. il nostro amico Maurizio Messina, perché dice, caro Peppe, fuori il nome del conduttore oltre a Tony Marino? Su Radio Mediterraneo che faceva musica napoletana. Sì. Esatto, Era Cannavò, come si chiama? era Cannavò, bravissimo. Brava, Non era hai lui, vinto mi ricordo. niente, Peppe, bravo. Però era lui, come no? Ma mi ricordo perfettamente. E mi ricordo pure dell'episodio che prima diceva, mi sembra Max Mazzeo, che ero in radio quel giorno lì, che ero con Piero, che venne una ragazza a cercare, forse Max si stava trasmettendo, venne una ragazza a cercare Piero. E io stavo parlando con Piero, questa è entrata e dice, ma c'è Piero Codino? E io, Piero, no, dice, no, non c'è, non è venuto, è scappato, apriva la porta e andò via. No? Io sono il grande Piero, capito? Oh. Quell'episodio l'ho vissuto proprio in diretta, stavo là, vedi che mi è rimasto impresso perché la prontezza di Pino di darsi a gambe quando questa la stava cercando, capito? Quindi tanti ricordi, Assolutamente. tanti periodi. Era Cannavò che faceva su Radio Mediterraneo il programma di musica napoletana, Sì, ragazzi. Maurizio, adesso chiedi molto, Maurizio, perché vuoi sapere il nome? Beh, l'ha detto Salvatore Cannavò. Salvatore Cannavò, certo, mentre lì a Via Celso era Pino.
Ratino. Re incontrastato, sì, che ha fatto, beh, lui quando faceva il programma Musica Napoletana era seguito su Mazzara, era molto seguito. Esatto, e esatto. Allora a questo punto, ragazzi, io vi abbraccio tutti. Ciao Peppe, speriamo di incontrarci qualche volta nuovamente a Roma durante una semifinale di Coppa Italia del Mazzara Calcio. Mi dai lo spunto, perché per quando siamo andati a giocare a Cassino con la famosa semifinale, che fu una partita tremenda davanti a 4.000 spettatori e tifosi del Cassino, noi eravamo quel 200-300, ma proprio 300 ci facevamo sentire in quello stadio, sentivano più noi che loro. Io mi ricordo quando sei venuto, noi eravamo in ritiro con la squadra, esatto, e sei venuto a trovarci con la squadra nostra del Mazzara. Esatto. Eravate in ritiro a Venatro in albergo, perché mi chiamaste la mattina e dice: guarda, noi stiamo in ritiro qua, guarda, con piacere, con tutto l'amore possibile che io ho nei confronti dei nostri colori, gloriosi colori giallo-blu, sono venuto in albergo, abbiamo parlato un po' con i ragazzi e vi dicendo, e poi sono andato allo stadio a vivere quella partita che fu indimenticabile. Peccato per la finale di Firenze, esatto. Una partita in pochi che avrebbero scommesso una riga. Ma guarda, ti preannuncio che il presidente Davide Titone sta preparando una squadra da primato per il prossimo campionato. Ma guarda, allora mi dà la possibilità di fare uno spunto a livello sportivo, che tu sai quanto io sono affezionato al calcio mazzarese. Ho visto anche da qui quello che sta facendo il Mazzara Calcio, perché quest'anno si è rischiato veramente di scomparire per quanto riguarda l'argomento calcistico a Mazzara. Questo presidente, che io non conosco personalmente, ma che sto apprezzando per quello che ha fatto nei confronti dei nostri colori, perché ha rifondato una società, ha ridato entusiasmo, ha messo una squadra competitiva, ha riavvicinato il pubblico al Nino Vaccar, ha ridato entusiasmo a tutti. È un presidente che sicuramente va apprezzato e secondo me farà ancora bene negli anni prossimi, per cui ha ricompattato tutto l'ambiente, la tifoseria, i giocatori. Te, Piero, che sei abilissimo nel tuo ruolo di addetto stampa, quindi ci sono. Che merita Mazzara calcistica e Mazzara come città, ma anche un plauso anche all'altra compagine, perché anche da qui la sto seguendo, che la Mazzarese ha fatto un grande campionato e sta facendo molto bene, quindi il calcio mazzarese si sta rivitalizzando, quindi complimenti ai dirigenti, alla società, ai giocatori, a tutti voi che avete dato una grande mano. E permettetemi di salutare tramite questi microfoni anche il mitico Enzo Serra, grande Enzo Serra, grande che fu anche lui un attore dell'emittenza locale negli anni, assolutamente sì, passati, negli anni passati. Va bene, Pierino? Grazie, voglio, Peppe Tumbiolo, ciao! Vi voglio bene a tutti e viva Mazzara Setta, ragazzi. In bocca al lupo a tutti, ciao. Un abbraccio. Ciao. E allora, ciao, se non c'è più nessuno... Ciao Peppe, Peppe ci chiamava da Roma. Allora, a questo punto, ecco, vediamo se è il caso... Guarda, stasera... È una serata memorabile, perché la maggior parte di voi che fate parte del gruppo della storia delle radio di Mazzara vi state facendo sentire in massa, per cui pensate che siamo in diretta da 90 minuti quasi, in maniera ininterrotta. Nino Catinella, ti ho battuto, altro che dediche richieste, qui il telefono scoppia. E allora, a questo punto, se non c'è nessun'altra telefonata, se arriva l'ultima, prendiamo l'ultima, allora, se c'è l'ultima telefonata, bene, Tiziana, tieni, vediamo se squilla, se non squilla noi lasciamo liberamente i nostri amici del gruppo a scrivere quello che vogliono nella nostra pagina, per cui è stata una serata meravigliosa, perché dopo... quanto è stato scritto testualmente nel gruppo, abbiamo sentito anche la voce di tanti protagonisti del mondo della radio, di quella che fu le prime radio in Italia, anche Mazzara del Vallo, diciamo che ebbe tante radio piene davvero di collaboratori, di gente in gamba. Prima ragazzi seri, persone equilibrate,
e poi professionisti nello stesso tempo. Siamo cresciuti tutti insieme. Allora, Maurizio Messina dice che è timido. Lì ci credo poco. Comunque, siamo timidi, Maurizio Messina. Allora, Steno Marascia, vuoi chiamare tu, Steno? Vuoi chiudere tu la trasmissione? Vuoi chiudere Nino Catinella? Chi la vuole chiudere? Cipriano Frazetta in Austria mi ha detto che prossimamente si farà sentire. La stessa cosa mi ha detto anche Gianfranco Palermo. Per cui io, ragazzi, noi contiamo fino a 200. Vediamo se fino a 200 non chiamo nessuno, chiudiamo questa trasmissione improvvisata. A parte gli scherzi, grazie di cuore. È stata una bella serata. È stato tutto improvvisato. Vi ho trovato sempre pronti, disponibile. Ognuno avete detto la vostra. Grazie di cuore. Io vi mando un abbraccio virtuale. Vi voglio bene sempre. Cerchiamo di stare sempre tutti uniti. Come dico nella mia forma mentis, che vado a esternare sempre, no? Dico sempre nella mia filosofia di pensiero: l'unione fa la forza. E allora, Maurizio Messina che dice? Trasmettevamo a migliaia di ascoltatori e adesso nessuno ha il coraggio di chiamare. Ma no, no, siete stati in tanti a chiamare Maurizio. Stasera è stato davvero meraviglioso, siete stati davvero in gamba. Io dalla mia redazione di Vivi Mazzara, la postazione mobile di casa mia, vi mando un abbraccio, grazie a tutti gli amici del gruppo. Ci teniamo in contatto, d'accordo? Buonanotte, ciao! È stata una bellissima emozione, grazie a mia moglie Tiziana, che mi ha fatto anche non solo l'assistente di vita, ma anche l'assistente studio questa sera. Maria Rosa Sinacori dà la buonanotte, buonanotte a tutti ragazzi, siete stati davvero unici e fantastici. Ciao, 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 ciao e grazie.